4:20 siamo live, Easter Edition, buona Pasqua a tutti raga. Quarto episodio, oggi episodio di Pasqua, edizione speciale. Oggi abbiamo come ospite un mio carissimo amico, fratello, artista e chi più ne ha più ne metta. Adesso farò spiegare a lui chi è e cosa fa. Alvaro, frate, quando vuoi. Tanto nel frattempo facciamo entrare anche gente. Beh, anche se stiamo insieme da stamattina, abbiamo festeggiato Pasqua, Pasquetta, già di tutto. Siamo Che mezzi stile. imbriachi. Sì, Abbiamo stiamo mangiucchiato mangiucchiando dai. parecchio. Che ne pensi dello studio? Beh, Bello? bellissimo. Allora. Soprattutto quel quadro là dietro, i Allora, familiari, il logo lì davanti, facciamo è già un piccolo familiare. spoiler per far capire chi sei. Allora, il loghetto qui l'ha disegnato lui. Questo quadro l'ha Lo disegnato disegno. lui, tutto lui ha E disegnato. questa testa L'ho l'ha disegnata disegnata io. lui. Adesso da tanto non te la disegno Eh beh, questa testa. Infatti, sì, adesso gli do un mi sistema lì. mancava oggi la giornata più bella di quest'anno. Cavolo, mi manchi, bro. Quant'è che te ne sei andato prendendo Da giugno del 2020, già? Minchia. quindi siamo per fare Quasi 2 anni un fuori anno. Ah, da 2020, no, 2 anni, so se mai quello che 2 anni, credi. bro. Gli anni, ti giuro, 2 anni, passano, 2 anni. mica me ne Non ti accorgo. ricordi nulla, guardi Allora, sicuramente. se c'è qualcuno in live ci può dire se ci sente bene. L'audio si sente, che bella barra c'è. Oh, io Dai. inizio col taglio. Taglio che facciamo innanzitutto? Faccio io a posto. Bene. Fai te, l'importante è la Non lamo. sfumatura e non lama Prendo dietro. il no graffi dietro. Allora, ricordo ai ragazzi che ci sono, chi si vuole collegare, chi si collegherà, se volete fare qualche domanda, scrivete pure. Bene, come sta? Tutto bene dopo il resto? Ti Sì. manca Milano? Un po' sì, sinceramente. Diciamo che quella frenesia che ti dà Milano mi manca parecchio, però me la vivo anche molto bene giù dalle mie parti per il momento. Ma comunque sì, ho intenzione di tornare anche qui a Milano a vivere un'altra volta. A breve ti riavrò come amico, vicino, cliente e tutto. Artista, tutto, tutto. Senti, allora inizio con la prima domanda prima che Vai, inizio a vai. farti il taglio. La domanda che faccio sempre a tutti gli ospiti del Come ti Cactus chiami? Couch. Oltre come ti chiami, Alvaro Cecchetti, così. Chi è? Non Alvank, chi è Alvaro Cecchetti? Beh, Racconta un allora, po' chi sei. nasco nel 94 a Caracas in Venezuela. Pesantissimo. Fa pesante. Immagina, già a 6 anni mi hanno puntato un mitra, quindi sono Serio? cresciuto bene. Sì, serio. Ah, cavolo. Serio, bro. Calcola, stavamo andando io, papà e zia in banca, che zia doveva cambiare dei soldi. E a un certo punto torniamo dalla banca, andiamo verso la lavanderia, mia zia doveva ritirare dei panni. Esce fuori, chiama mio padre si gira insieme a me, 2 moto davanti che ci puntano proprio 2 mitra e dicono: che volete fare? Io Cavolo, piccolino, 6 anni, mi ero pisciato addosso dalla paura. ci credo. Papà mi prendi, mette dietro di lui, alza le mani e quelli scappano Con la refurtiva. con tutti i soldi che aveva fatto cambiare mia zia in quel momento in banca. Follia pure. Follia pure. Poi si è trasferito in E poi mi sono Italia. trasferito in Italia, comunque insomma parte della mia famiglia è italiana, quindi italo-venezuelana, di Frosinone, quindi si parla della Ceceria. E poi mi sono trasferito a Velletri, provincia di Roma, ho cominciato a studiare lì. E fin quando poi nel 2015 ormai avevo finito il liceo, liceo scientifico, Hai fatto quindi ho scientifico? fatto lo Ah, scientifico penso avessi alla fatto liceo fissi, artistico, sì. zero, zero. Diciamo che la Cavolo. passione anche per il disegno, comunque l'arte a sé, l'ho sempre portata dentro di me da quando ero piccolo. Cioè mi mettevo a disegnare in qualsiasi momento, pure durante le lezioni di matematica, qualsiasi cosa, disegnavo i professori. Bello. Io lo sai che avevo una sorta di fissa. Un attimo che sistemo anche il Vai, vai. microfono.
Avevo una sorta di fissa da bimbo, disegnavo un botto in classe anch'io, i go-kart, perché mio fratello guidava i go-kart, sono sempre stato appassionato. Disegnavo go-kart e piste di go-kart dalla mattina alla sera, Dragon Ball. Non finire, disegnavo quanti Goku storti ho fatto, mamma mia. Che poi il tratto era sempre quel tratto lì, loro quadrato negli occhi, sì. Poi comunque nella partita del 2015, ripeto, facevo l'università che era scienza e tecnologia per i media, quindi tutta matematica, fisica, geometria applicata alla grafica. E una mattina mentre ritornavo dall'università, ritornavo a casa, ho deciso di disegnare con il dito e con il telefono, cioè c'era con il dito sul telefono, su SketchUp. C'era quest'app sul quale... Ah, ok, sul cellulare, sul tab, proprio sul telefono di casa. No, proprio sul telefono. Capire. Sullo smartphone. Metti il telefono a casa. E niente, quindi ero in autobus e mentre tornavo a casa stavo disegnando appunto Chris Brown. E la sera stessa pubblicai il... Ma Chris Brown con la figlia? No. Non è quella tavola? No, quello ancora prima. Era sì, sto parlando quello del 2015, era febbraio 2015 quel periodo, invece quello della figlia era già 2016, mi pare. Ok, la figlia è molto prima. Dai, disegno questo Chris Brown. Quindi disegno questo Chris Brown con il dito sullo smartphone, mi viene fuori questo disegno, lo pubblico su Instagram, ma senza aspettative, cioè ho fatto, come posso dire, una vera e propria sfattonata. Sì. E niente, il giorno dopo erano le 7 del mattino, mi vedo il telefono intasato di notifiche su Instagram ed era stato praticamente Chris Brown che aveva messo like e aveva commentato il disegno che avevo fatto. Come ti sei sentito? Quindi, non ci credevo, cioè fosse qualche fake. Allora ti dico che subito dopo avevo un sorriso che era a 360 gradi su tutta la mia testa. Così girava proprio, mio padre mi diceva: ma che cazzo hai fatto, come stai? Io ero casato, casatissimo. Vado all'università la mattina dopo, quindi quando ho visto quel risultato lì su Instagram, lezioni di fisica, i numeri stavano proprio volando in aria e non stavo più seguendo nulla e là ho detto: boh, fanculo, io sta roba non la voglio studiare, cioè voglio fare quello che mi piace, mi sentivo qualcosa dentro, quindi quello di disegnare. Sì. E da quel momento mi ci sono dedicato proprio con tutto me stesso, no? Ok, basta, non è più smesso. Non ho più smesso. È stato il momento in cui, alla fine, a me, come un artista ti prende con la sua musica mentre lo ascolti e ti immerge nella sua arte, io volevo prendere questi stessi artisti e prenderli e immergerli nel mio di mondo. Sì. Quindi ovviamente io credo che mi ha detto tanto culo, cioè nel senso sono riuscito a crearmi uno stile, diciamo, molto significativo nel mondo del rap, soprattutto di quegli anni. E soprattutto grazie alla potenza mediatica di Instagram di quei tempi. Anche perché alla fine sì, nei tempi in cui hai iniziato tu a sfruttare Instagram per arrivare magari anche agli artisti. No, lì, cioè, poi parliamo ovviamente di un Chris Brown che solo su Instagram aveva tipo 8 milioni, quindi rispetto a oggi che ce n'ha più di 100 di milioni sui social. Era anche una community più chiusa quella di Instagram, perché magari all'epoca sì, era più sì, forte capito. Facebook. Quindi quando magari poi anche un personaggio pubblico ti metteva un like, lo venivano a sapere tutti i followers perché c'era un'altra, diciamo, un'altra finestra su Instagram che diceva a cosa mettevano i like le persone che tu seguivi. Sì, a voglia. Quindi c'era un carico di gente che si veniva condivisa da un momento all'altro e faceva anche molti numeri di followers, like o altro. Sì, io tipo per esempio avevo... Cioè le stories non c'erano. No, non c'erano le stories. Nel 2015. Io, tipo, all'inizio mio, mi ricordo, 2015, io avevo come follower tipo MC Hammer, mi seguiva un sacco di gente famosa, sì, Wiz sì. Khalifa all'inizio, io ho iniziato a seguire prestissimo Wiz Khalifa perché non so come l'ho scoperto, non mi ricordo, ho iniziato a seguirlo perché fumava, cantava, era tanta roba, stavo come in artista, stavo in mood
come si dice? Oh, mi mise il follower, cioè mi mise il refollow dopo, boh, subito dopo. Eh sì, E io no, ai all'epoca, tempi era figo, adesso era manco figo. più mia madre mi segue su Instagram. Ecco, sì, i parenti ogni tanto pure vanno bannati. Bannate a vita, cavolo. Tu immagini, mi ha detto, lo vedi su Twitch, faccio uno spettatore, sai, vuole fare marchio, ha detto no, no, non me lo scarico, che schifo, mi vedo io con fratello. Perché poi doveva lasciarlo acceso, messo così per un'ora, eppure doveva darmi un piacere da fratello, vabbè, però a parte gli scherzi. E quindi da là è nata la tua voglia, la tua passione di Sì, diventare quello che sei. sì, Che sì, sì. lavoro fai adesso? Spiega un po' tutte le tue robe. Diciamo Lo so che faresti prima a dire quello che non che non faccio, fai. sì. No, però vabbè, io mi ritengo e mi definisco un creativo. A me piace spaziare su tantissime cose. Principalmente nasco come illustratore e artista. Successivamente mi sono un po' specializzato sempre da freelance nella direzione creativa e artistica, cercando di unire le cose che mi piacevano, quindi quanto poteva essere, non lo so, una grafica, l'utilizzo di un font, l'utilizzo di qualsiasi altra cosa che arricchisse la visione creativa. E quindi a livello mediatico e lavorativo l'ho potenziato con ovviamente il semplice pacchetto Adobe. Ah, ok, iniziate con Adobe. Sì, principalmente le illustrazioni le faccio con Photoshop, Ok. mi diverto tanto. Non uso iPad e dovrei, magari potrei. Uso principalmente sempre il computer e tavoletta grafica. Ok, quindi quello che utilizzi. Poi sappiamo, oltre a creativo, illustratore, grafico, robe varie. C'è anche il progetto, altri progetti, c'è quali Sì. quelli nella musica. Sì, diciamo che io lavoro nella musica da appunto quando proprio ho iniziato, perché mi sono interfacciato subito con l'ambiente, con gli stessi rapper. Boh, anche perché hai iniziato magari con il, diciamo, quello che ti ha fatto Mi ha aperto un un paio po' il mondo, è stato di Chris esatto, Brown, Chris quindi sempre Brown, con la musica perché da quel pop. periodo poi mi ricordo anche mi contattò Soulja Boy, Tyga, Rick Ross. Ah, Un po' di nomi. nometti. E successivamente, ovviamente, in Italia se ne sono accorti. E mi ricordo i primi che mi scrissero, furono Enzi, Ah. Clementino, anche Salmo, Noiz, Nitro. Salma e Nitro me li ricordo perché ne E parlavamo una volta in quindi il bello negozio. era che loro mi chiedevano tipo, oh, me lo fai un disegno? Io ho preso bene, voglio, voglio. E poi ricondividevano sempre le mie opere, e magari lì crescevo anche a livello, insomma, social, Social, che mi facevo vabbè. conoscere sempre di più. Ti sei creato una fanbase facendoti spazio Esatto. comunque nella musica e Quindi, poco esatto, nella sempre. musica, lavorandoci così dietro le quinte, piano piano ho cominciato a conoscere l'ambiente, a conoscere tante persone, tanti artisti, immagino, insomma, che tipo Sfera, Gali, Comitato, Sì. loro li conoscevo addirittura quando avevano 9.000 followers o anche di meno, perché appunto mi chiedevano i disegni, gli Gli artwork. artwork, non veniva il termine, E grazie dell'assist. quindi mi sono molto appassionato alla musica, mi è sempre piaciuto, poi io parlo comunque italiano, spagnolo e anche un po' l'inglese. E ovviamente mi piace tantissimo mischiare le culture, sentire anche a livello musicale cosa cambia. E proprio dopo, insomma, il periodo del 2020, tutti chiusi a casa, e io che ero sceso a Velletri, ho Il detto, post-Covid, quindi cioè nel nel mentre, diciamo, durante, sì, giugno del che 2020 voglio dire parliamo. post-Covid, volevo dire appena iniziato la pandemia e tutto, cioè tu dimmi Finita la come. prima ondata, diciamo, e sono sceso giù a Velletri e cavolo, io che vivevo proprio di musica, nel senso che stavo negli studi e stavo con quello a sentire che faceva quell'altro, ho detto cavolo, ma a Velletri non c'è un centro di musica, nessuno che si dedica alle proprie passioni, no? Perché giù nel paese c'è sempre quella paura Poi dico, di immagino, essendo un farsi paese piccolo. vedere.
di far vedere quello che ti piace fare per il giudizio, il pregiudizio, la critica, guarda, quello ha fatto quello fa quello, e la Ah, che gente. babbo, quello fa hip Esatto, hop, che cazzo deve fare quello, deve esatto. cantare giusto a Belletti, deve nascere il La gente nuovo. vai a lavorare, gli Sì, dicono. sì, Quindi i sì, sì, sì. ragazzi giù si fanno ovviamente Mille prendere pare, si mille demoralizzano. paranoie, preferiscono stare nel buio e non farsi mai vedere. Quindi ho detto Poi sei fanculo. arrivato tu a E poi sono arrivato dare una io, svolta. Gesù Cristo. Gesù, vabbè, oggi sei risolto, quindi sei tornato a No, Pasqua di sono 2 anni fa. capito, oggi è il mio giorno. Oggi è il tuo giorno, sei resuscitato, sei tornato per distribuire arte. E quindi ho convinto e ho unito questi ragazzi cioè, con il semplice obiettivo di dirgli: ragazzi, facciamo musica insieme una volta a settimana, senza obiettivi, col puro divertimento e con la voglia di crescere e di Giusto. condividere tantissimo. Vabbè, poi loro magari hanno anche confidato in te, comunque, con la questione Certo. che eri a Milano, vivi a Milano, venivi comunque da una città molto più grande, Avevo molto anche più quella credibilità underground. per poter metterli insieme, quindi il collettivo, chiamiamolo collettivo, si chiama Fumo Fiori. Fumo e Fiori. Fumo e fiori. Vabbè. Fumo Fiori. Allora, un attimino che salutiamo. Ciao Jerry White, se sei un mio carissimo amico. Ciao bella Jerry, Dario, un altro amico. Ciao frate, ciao Dario, buona Ciao Pasqua anche ragazzi, a te. Oh, io vi buona Pasqua. Se saluto. volete fare qualche domanda, noi andiamo avanti con l'intervista. Tanto se la volete recuperare nei prossimi giorni, rimane salvata sempre su Twitch. Per mancanza di tempo, arriveremo a breve anche su YouTube. Metterò tutti, appena finisco la prima stagione, piccolo spoiler. Metterò tutte le 6/7 puntate su un canale YouTube, così uno se le può Onesto. vedere, se le può risentire. Cavolo, mi sono dimenticato una roba. On air. Ora è aperto, ora è on air, bravo, è stato, questo è proprio il segnale del on air. E niente, quindi proviamo all'intervista. E dato questa ondata di fresco di Nuova Velletri, ti hanno preso bene, ti Esatto. hanno creduto subito. Ora domanda, ti hanno creduto subito i ragazzi, Come? magari, cioè ti hanno creduto subito i ragazzi, gli artisti, subito creduto in te, sono andati là a fare, ti hanno creato Sì, la roba. esatto. Siamo casati. Ormai immagino, anche se sia sparso un po' nel paese la voce di questo studio, comunque stai dando una bella È immagine, una stato bella molto impronta, interessante come mai? perché con i ragazzi io li ho conosciuti, alcuni già li conoscevo, altri molto meno, alcuni proprio per nulla. Però è stato molto interessante perché dal 2020 a metà 2021 è stata proprio una fase di facciamo musica per divertimento. Successivamente mi è venuto in mente di fare un album con tutti gli artisti di zona. Diciamo a livello strategico un album che comprendesse artisti che cantassero da magari che avevano 17 anni fino a chi ne aveva 40, quindi in maniera tale da poter puntare a livello strategico a una fascia di età che racchiudesse proprio quasi tutto il paese, perché quello è amico di quello che sta in quel giro, che magari sono più piccoli, poi ci sono quelli dai 20 in su, dai 30 in su fino ai 40, insomma. Magari abbraccio tutta la cultura musicale, anche Quindi più a quell'ignoranza, livello a livello di gente esatto. che vai a lavorare, che cazzo canti, magari in un collettivo ci crea Avere un anche gente più collettivo, grande. cioè la frase che fa l'effetto è proprio quella, l'unione fa la forza, capito? Certo, Quindi è certo. stato un po' questo il concept dietro alla struttura dell'album. Abbiamo Certo. fatto un album in un mese e mezzo, è Cioè. stato un lavorone Poi pazzesco, anche quante tracce grazie. sono il primo album? E 11, Tante. 11 tracce. 11 tracce, ma poi sono tanti, tanti, Sono tanti artisti. 20 artisti, la produzione intera di Francesco Vennacchi, che si chiama Chameleon in arte, e anche lui ha fatto un grandissimo lavorone. Comunque stiamo parlando di tutti artisti emergenti, e facendo quest'album siamo riusciti ad ottenere nell'arco di 3 mesi quasi 100k di streams, che ormai già sono stati Capito? In un superati. progetto di 20 persone fatte in un mese e mezzo No, è un follia. record, Follia, follia. Io sono Guinness World impazzito, Record. cioè organizzare le Immagino. cose è stato molto Vabbè, si difficile. vede nel documentario, Eh a sì, volte c'è sei anche il proprio documentario. un po' impazzito. E da quel Figata. momento poi che è successo? Abbiamo fatto un live a ottobre del 2021, sempre, quindi l'anno scorso, e abbiamo ottenuto un risultato importante perché abbiamo fatto 400 persone a teatro.
Teatro 400 persone sold out, sold Covid out, sold permettendo. out. È stata proprio la settimana in cui avevano dato il 100% di capienza ai teatri, mamma, quindi ci ha detto anche culo da quel punto di vista, e la gente ne aveva tantissima voglia di sentirli suonare. Poi immagino dopo questo periodo che non abbiamo potuto fare nulla, cinema chiusi, teatri chiusi, esatto. eventi però non chiusi. non ti nego che la gente che era presente era entrata sempre con quella cosa un po' titubante, capito? Che dice, boh, andiamo a vedere questi qua che fanno. Comunque parliamo di 400 persone, quindi tanti pensieri che volavano, tante occhiate un po' così. Tante, che se finisce la canzone sono rimane sì, cazzo è questo. Chi è questo che stanno facendo? E invece è stato un risultato enorme, perché questo muro di, come posso dire, di pregiudizio si è proprio abbattuto. I ragazzi sono certo. stati fortissimi, la gente si è alzata tutta in piedi, hanno cantato le canzoni, applaudito. Target di età, abbracciamo tutti, cioè potevi cioè, trovare boh, la zia, la nonna, l'amico, l'amico dell'amico magari di Roma, anche... l'amico della provincia, dall'altra parte il cugino, cioè quindi... Magari è stata anche una bella dimostrazione magari per i genitori degli artisti, dei ragazzi quelli più piccoli che non ci credono, poi ma assolutamente, lavoro, la cosa figa appunto è che poi ovviamente dopo il concerto ne parlavano tutti in città. Eh sì. E in più tantissimi ragazzi sono stati motivati proprio da questo cammino, da questo percorso di Fumo Fiori. Ci hanno detto cavolo, hanno fatto questa cosa qui da noi facendola con le loro mani, e in più hanno avuto un riscontro molto positivo. Quindi i ragazzi anche più piccoli stanno incominciando a fare musica in paese. E a non farsela prendere a male, insomma, come certo, certo, dai una roba, così dice, dai una visibilità a quella roba un po' diversa, poi e togli anche quel muro di vergogna, perché magari un ragazzino di 15 anni che vuole fare trap, rap, hip hop, ma anche musica rock, non parliamo, oppure vuole andare persino per dirti in skate in un paese magari un po' più piccolo, con tanta gente grande che non lo capisce, robe varie, deve essere certo. difficile, anche che puoi andare in giro magari essere fermati dalle guardie perché magari fai musica hip hop, poi noi poi si fanno hip hop, c'hanno la droga. Esatto. Poi quello più grande, il vecchietto, di che cazzo fate, andate a lavorare. Quell'altro che ti, il ragazzo della tua età, magari un po' più tamarrello, che non è dello stesso stile, pur di farsi il bello, io fratello, ti fa le corna per esatto, strada, sì, ti trattano così da babbo di minchia. E comunque un ragazzo di 15 anni, cazzo, deve essere bullizzato e preso in giro, sti quattro tamarroni, vaffanculo, mollo tutto. Ed è un peccato, perché comunque spezzare le ali ad un artista, e poi io ci credo un sacco, questo circolo di arte, flussi d'arte, quindi spezzi proprio la vena artistica di un ragazzo, lo mandi proprio nel mood preso male fin dall'inizio, e quindi magari tante possibilità sprecate, tante possibilità perse, sì, quindi bellissima, sì, bellissima ventata di fresco per il tuo paese. Sì, 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 è stato infatti penso uno dei concerti più importanti che ci siamo mai stati lì. Capito. Da noi, anche perché ripeto, dopo un periodo del genere, quello che abbiamo visto tutti con il Covid, c'è stato questo evento e ha fatto proprio respirare la città dal punto di vista. Sono molto soddisfatto. Assolutamente. I ragazzi sono volati. I ragazzi spazi, sono volati, sì, e stanno super motivati. Bomba. E, tra l'altro alcuni di loro incominceranno a trasferirsi a Milano proprio per inseguire il proprio sogno di fare la musica. Perché anche magari a livello di major, distribuzione, vicinanza con artisti, per feat, produzioni un po' più grosse a Milano. Cioè, certo. È la capitale cioè, proprio della musica. Sì, ma diciamo, ma di tutte le vene artistiche, diciamo che Milano è un po' ormai la Milano base, Milano offre possibilità, tantissimo. Opportunità. E perché Fumo Fiori? Vabbè, immagino il perché. Però sembra la guarda, nasce da una. Si doveva chiamare Cactus Fiori. Cactus Fiori, sì, è la voglia. Allora, facciamo il cactus. Facciamo il fit, questo, facciamo il fit. Questo cactus qui lo facevi. No, vabbè, la luce però è il cactus in realtà. Lo facevi con il fiore al posto della sedia. Certo. Perfetto. Sempre tu le fai quello qui. No, mi dicevi nasce da. Quindi nasce da una vecchia bar che fece uno dei componenti del collettivo, si chiama Michele. E in cui diceva fumo fiori di tutti i colori. Ah. E boh, stavamo tutti a studio e abbiamo detto vabbè, facciamo sto gruppo WhatsApp tutti insieme. E alla fine boh, ho detto vai, chiamiamolo fumo fiori di tutti i colori. E poi no, fumo fiori, ok, fumo fiori. Da lì è nata la cosa fumo fiori.
Anche voi siete appassionati di ganja, si può dire, ci dissociamo, no, no, non si può dire. Non si può dire. Non si può dire, vabbè, lo lasciamo intendere. Il nome non è. Non è nulla che richiama. Che richiama quello che dicevamo prima. Se non vuoi abbiamo ragione a quello che ho detto prima. No, è per il pop drogato, sì. Con questa maglia poi non posso dirti nulla. Bellissimo, vero. Oggi ero indeciso fra maglia guardie di Pippo Solo o senza maglietta. Proprio, alla fine, però se mi dicevi prima il fatto di Caracas, quando sei arrivato la facevo senza maglietta. È vero. Non volevo era darti trappi. Era trap. Quanti artisti ci sono nel collettivo? Hai detto una ventina. Attualmente sono principalmente quattro. Ok, i cantanti. Sì. Ma nel collettivo del primo album hanno partecipato appunto 20 artisti, tra musicisti, produttori, cantanti, rapper. È stata quindi una bella sfida, cioè proprio saper stare appresso a così tante persone. Ti sei divertito, oltre che esaurito, ti sei divertito. No, assolutamente. Mi è piaciuto un sacco. È stato molto, molto bello. Deve essere molto stressante, ma molto, molto bello lavorare con tutti i ragazzi. Sì, sì, poi ti ripeto, quindi torniamo al discorso che avevo fatto ancora prima, cioè ho lavorato per così tanto tempo dietro le quinte nel mondo della musica, dell'industria italiana quanto internazionale, che la passione che provo per la musica mi avvicina tantissimo a questo mondo e quindi sapere adesso stare a livello manageriale dietro un progetto che a livello creativo è stato creato da te stesso è figo. In più c'è proprio condivisione, ci sono delle persone che insomma lavorano per portare avanti un obiettivo e in più insomma adesso stiamo facendo girare un paio di cose nuove che stiamo facendo a molti degli addetti al lavoro, tra appunto cantanti, rapper, etichette e altro, e ci stanno arrivando feedback molto positivi, quindi da questi artisti importanti. Sì, tutti a livello nazionale, quindi siamo molto 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 casati. Nazionale detto? Nazionale, ok. Anche che avete solo cantanti italiani, fate solo musica italiana. Sì, principalmente tutto italiano. Musica italiana. Quindi ottenendo anche questi complimenti, insomma, bella. Bella, minchia, sì, tanta paura. Tanta roba. Infatti ho visto, vabbè, prima mi hai fatto vedere il documentario, mi hai raccontato un po' di robe. Tutto, veramente figo. Bello, ma oltre alla questione di tutto ciò che si è creato, è proprio bello il significato. Assolutamente. Sei tornato giù invece di stare magari come tanti a piangersi addosso, siamo artisti, stiamo fermi, non possiamo fare nulla. Cavolo, ti sei rimboccato le maniche, hai sfruttato quel tempo libero, diciamo. Esatto, della pandemia. Cioè nella pandemia non si poteva fare un cazzo, i lavori con Milano erano bloccati che ti eri trasferito, vabbè, situazioni, eccetera, eccetera. È stato bello perché è stato anche ritrovare una routine, un momento nel quale appunto ti devi che fare quello che ti piace e lo fai condividendolo con altre persone, quindi non era un peso, era allo stesso tempo divertente quanto stimolante. E penso che sia stato per tutti così. Non ci fosse stato il Covid, forse il fumo freddo non sarebbe mai nata. Assolutamente no. Non sarebbe mai risceso giù. Diciamo che alla fine il Covid a te ha giovato, in qualcosa ha giovato. Diciamo bene. Invece torno, mettiamo un attimo da parte il discorso musica, che abbiamo capito sulla parte della musica sei nuovo il futuro Puff Daddy, diciamo. Speriamo. Quindi il direttore creativo, però devo rappare, il direttore artistico. Devo rappare dopo. Vabbè, dai, però ho capito, una volta che hai fatto tutto, quella la filosofia che ti dicevo stamattina, perché non lo puoi fare? Cavolo, c'hai cantante, c'hai produttore, c'hai studio, c'è tutto. Vabbè, semplicemente magari non me la sento. Non te la senti, però un domani, quando ce la fai, arrivi nel tutto, puoi fare pure quello. Cazzo, te lo puoi. Come dicevo stamattina. Certo. Dice, cazzo, il grafico lo faccio, sono il migliore, sono bravo. Faccio il direttore creativo di sono il migliore. E faccio questo e sono il migliore, perché non faccio musica. Non sono così spavaldo, sono molto. No, questo lo dico.
dico io, però l'ho detto io stamattina, capito? No, vabbè, tu sei proprio umilissimo, tu sei umilissimo, anzi, fin troppo. Fin troppo, bravo. È vero, devo essere un po' più stronzo, vero? Caro, a voglia, a voglia, a voglia. Io gli dicevo, tipo a Chris Brown, dopo che metto il like il come lui, non me la mandi né a 100 euro, porco due, che cazzo. Ti ho fatto il lavoro più bello della... cioè, neanche te l'ho fatta, capito? Ho fatto l'opera d'arte più bella della tua vita. Non me la dai una bella centella e mi inviti dove sei tu a passare 3-4 mesi. No, però è stato... poi comunque è stato gentile, diciamo che... Esatto. Ma mi ricordo gli hai fatto anche la torta di compleanno, giusto? Cioè, no, aspetta, fatta no. No, ho fatto la torta, hai fatto la grafica per la torta. Faccio il pasticcere, sono il migliore anche in quello. Allora, ci manca solo che faccio le torte. Tu mai mi fai le torte con le grafiche? No, magari diventi vecchio, diventi Alvarone Orto e Cucina, ti metti a fare le torte. Cucino con Cannavacciuolo. In cucina con Alvarone. No, comunque la questione della torta, gli facesti la grafica per la sua torta di compleanno? No, praticamente successe che lui dopo quel like, insomma, mi scrisse uno dei suoi migliori amici dicendomi: guarda, a me e a Chris piacciono tantissimo i tuoi lavori, ne vorremmo altri. Ok, solo di alzare poco la voce. E da quel momento ho incominciato a lavorare con loro, ho realizzato 22 opere, e di cui poi una è stata, diciamo, notata da questa pasticceria, una tra le pasticcerie più rinomate di Miami, che ha fatto la torta a LeBron, ma Obama, un casino di gente, e hanno visto il mio lavoro, hanno detto: guarda, vorremmo fare la torta del compleanno di Chris Brown con il tuo lavoro. E l'hanno fatto, e poi era successo che Chris Brown stava festeggiando il suo compleanno appunto a Miami e mentre stava cantando dentro al club si è girato e c'era la torta lì che lo aspettava con il lavoro. Con il tuo disegno fighissimo. Tu l'hai scamato tramite Instagram? Perché sì, mi ha scritto quella della pasticceria. Ah, quella della pasticceria, vero. Tipo 320k già al tempo, quindi era una pasticceria enorme, cioè proprio famosissimo. 320.000 follower. Sì, e tra l'altro da quel momento poi mi ha contattato Chris Brown per fargli una copertina a lui con Mick Mill e French Montana. Buonanima. Poppin Remix al tempo, si parla sempre del 2015. Mm-hmm. E da lì sono entrato un po' nella situazione. Io tipo la stessa magari sensazione di chi ha visto magari sulla torta così. L'ho avuta, che poi è stata una cosa troppo bella. Altro artista con cui collabori, lo spoilerò io, Gunna. Sto vedendo anche le storie di Gunna al concerto. Gli faccio alla fidanzata, e faccio. Oh, che non lo dicono la fidanzata in certo, realtà, perché sai che c'è sul suo profilo, privacy. Infatti non so mai come cazzo chiamarla. Lei. Cioè, mi sa che questo lavoro è di Alvaro. Questo al concerto dietro al maxi schermo con verdone, faccio, ma questo è Alvaro, perché poi lo sai, io ti seguo da una vita sui social, ti conosco proprio dall'inizio della tua carriera, dal like di Chris Brown ti conosco. Figa. Dopo neanche un'oretta mi mandasti te il video su WhatsApp del concerto di Gunner. Tu hai visto che ho fatto l'artwork a Gunner, robe varie, eccetera. Mamma, che hit quello. Lì si parlava di tipo 150.000 persone, follia al Rolling Loud di Miami, con le riprese proprio degli elicotteri, le cose. Io mi ero occupato della direzione artistica per due singoli che erano Chanel e Drip to Hard. Mamma mia. E lavorare anche con Gunna e il suo team è stato super in hype, cioè a me mi ha gasato un botto. Beh, ci credo, è stato bel hype lavorare con artisti del genere. Sì, una bomba. Diciamo che... Dimmi tu, ti ascolto, anzi, molto interessante. Anche con lo stesso Chris Brown, quando venne qui in Italia, sia a Roma che a Milano, abbiamo proprio deciso di lanciare sugli schermi e i display tutti i lavori che avevo fatto per lui, quindi quelle 22 opere. Quindi già dal 2015 mi incominciava già a intrippare quel mondo dei visual e dei concerti, e fino appunto al 2019, quando
ho fatto anche le cose con Ganna e anche con un altro personaggio italiano. Allora, io ti dico che quello è stato il periodo che io ti ho conosciuto come artista. Poi raccontiamo anche come ci siamo conosciuti da live, come siamo diventati amici. Molto interessante. Mi ricordo la foto di Chris Brown, appunto come dici tu, che ti faceva vedere le foto a cui invece i like, qui dove mettono gli artisti like, tu andavi a vedere un po' di roba e vedi le tue opere. Infatti io quando ti inizio a seguire pensavo fossi un artista americano, invece vedevo che avevi comunque non tantissimi follower, comunque per l'epoca erano comunque tantissimi. Signore, questo qua, questo ragazzo americano qua, perché tu alla fine non mettevi mai foto, ce n'era forse solo una che eri ragazzino, poi comunque origini sudamericane, quindi io dico mai sarà, ho detto beh, Miami, robe varie, pieno di messicani, magari sarà un ragazzo ti messicano. Ti pare che viene da Velletri. Ti pare che viene da Velletri, capito? E nulla, e poi dopo l'opera che dici, beh, gli metto il seguito a sto ragazzo, fu quella di, se non erro, se lui l'artista, che non mi ricordo, che si chiama Green Goblin, Tyler the Creator, se non erro, era, facesse un suo artwork, che lui era tipo tutto un goblin, un mosso, tutto verde, acido, sì, quella, sì, me che lui è riuscito con quel disco, Green Goblin, se non erro, si chiama, esatto. È passato troppo tempo, c'ho un ricordo proprio. Beh, si parla di quasi appunto 6-7 anni fa. Quasi. 2015, io mi ero trasferito da pochissimo a Milano, quindi nelle sere da solo sul letto, lì forse avevo ancora l'iPhone qua, 5-4. Boh. E mi ricordo, siccome vedi quell'opera di Tyler The Creator, dici no cazzo, sto ragazzo, te la ripubblicò pure. No, ti mise like, no, sto cazzo, sto ragazzo lo segui, è troppo forte. Giveaway. Giveaway, metti le tavole, no, ce l'avevo qua prima, uno studio da bianco, le tavole di Ligliaci, se non, no Ligliaci, no, no, sì, sì, no, era Ligliaci, l'altra era K-Tape, bravo, K-Tape, mamma, io sono in trippa con questi cavoli di giapponesi, coreani, questi cavoli di coreani qui, e K-Tape, poi ce n'era un'altra che non mi ricordo, partecipo comunque al contest, al giveaway. Sì. Ho detto, vabbè, questo ti qua, pare che questo qua dall'America, Chris Brown, Tyler The Creator, ti pare che vinco io il giveaway? Boom. Mi contatto in italiano, sto ragazzo, ciao, hai vinto il giveaway? Come in italiano? Che cazzo è? Quando vedi, poi che mi mandasti le opere, le stampe, che mi chiedessi l'indirizzo e tutto, vedi belle. È un troll questo, basta, è un troll. Fake, un fake. Ah, beh, quindi là, continuai a seguirti su Instagram. Io poi tutto. Mi sono trasferito a Milano, mi ricordo, e avevo bisogno di qualcuno che mi tagliasse i capelli. Ricordi, e ti ho scritto, guarda, ma ti posso venire a trovare? No, non mi scrivesti, venisti in barberia diretta una sera alle 8 meno un quarto, che stavo chiudendola, me lo ricordo io come fosse ieri, stavo chiudendo la barberia, era un negozio in via Dante a Cordusio. Pazzesco. Entra sto ragazzo qui, mi hai visto in vita mia, lui, questo ragazzo qui, è lui. Faccio, oh, senti, ho bisogno di un taglio di capelli, faccio, bello, sto chiudendo, ho un quarto d'ora, vado a casa, erano 8 meno un quarto. Però c'aveva un riccio, un fade troppo bello, dovevo per forza sfruttarlo, sto tagliettino qua. Vabbè, faccio, senti, piacere Antonio, piacere Alvaro. E da lì è nato. Io quando mi ha detto il nome, boh, qualcosa mi richiamava, che avevo già Pazzesco. Sentito sto Alvaro. Boh, non so perché, mi ricordava qualcuno, ma me l'ho proprio dimenticato, che è successo forse nel 2017. Sì, no, prima 16. 2016, 2010, forse inizio 2017. Parli, non parli, cosa fai nella vita, perché sei a Milano, perché non sei a Milano. Boh, faccio il grave, scusa, ma tu sei Alva anche, facevi? Sì. Ciao, sono il ragazzo che ha vinto il giveaway 1-2 anni fa, ricordo. Bah, amicizia. Fino adesso. Quando ero a Milano lo vedevo 2 volte a settimana per il taglio dei capelli, poi ci vedevamo, ci beccavamo. Quando non stavi, non eri in periodi di lavoro di stressanti, di consegne, robe varie, ci beccavamo spesso. Cavolo, è stato proprio un incontro e una conoscenza. Scritto un po' dal destino, capito? Un po' scritto dal destino. Tu mi avevi scritto il fatto di venire a tagliare i capelli quando ho vinto il giveaway, mi scrivesti lì una volta,
subito dopo che mi mandasti, ti mandai l'indirizzo, eccetera, eccetera, che ti ringraziai, che mi erano arrivate le tavole, ti feci il post, eccetera, eccetera, mi chiesi, ah, quando se becco a Milano, se vengo a Milano, certo, mi fai un taglio di capelli e ti vengo a trovare. Non ti avevo mai visto in faccia, una foto di qualche anno prima l'avevo visto nei taggati, ma boh, chi si... cioè, ti pare che non mi ricordo di qualcuno, con la memoria da merluzzo che ho io. non mi ricordo meglio, è stato troppo troppo bello. E ce ne ho, vabbè, casa mia è piena di opere tue, dove vai? Poi come si dice, vabbè, chiusa questa parentesi, continuo con la cosa, non ora parliamo un'ora della nostra conoscenza. Sì, con quanti artisti italiani collabori a livello del mondo della grafica, diciamo, della scena, diciamo, quanta gente famose italiane hai collaborato e chi sono quelli che ti è piaciuto di più collaborare, quelli che con cui non ti è piaciuto collaborare non li diciamo perché non è bello, altra privacy. No, ma alla fine io mi sono sempre trovato bene con tutti, diciamo che faccio sempre molta selezione già all'inizio, se artisticamente mi piace quell'artista, ok, lavoriamoci. Okay, ma fai una selezione o lavoro? No, più che altro torno sempre a quello che ho detto all'inizio, cioè come un artista mi immerge nella sua musica, io lo prendo, mi immergo nella mia, però mi deve prendere quell'artista stesso, capito? Quindi deve essere una connessione, si deve creare un feeling. Esatto, io lavoro molto a livello artistico, creativo, concettuale. Diciamo tra le esperienze più fighe in assoluto, tra gli artisti che curo e che ho curato, e come esperienza fighissima sono i lavori che faccio per Fasma e Gigi, loro, vabbè, sono un cantante e il produttore, e Fasma UFK. Fasma UFK, bella per la femme, bella Fasma. Oh, poi Fasma, un giorno se vuoi venire, sì, un taglio di capelli, sì, un'intervista, non te la nego di certo, anzi sarebbe un piacere. Faccio sempre, come si un dice, po' di pubblicità, gli ADV, sì. 30 secondi di pubblicità. Sì. Oh, beh, no, con loro secondo te come la tiriamo avanti, certo, la baracca? Certo. Con loro, che con loro, tanto, con loro è figo lavorare perché ci conosciamo da, insomma, tantissimi anni. Io ho sempre lavorato dal giorno proprio 0000 e quindi c'è un flusso di creatività continuo che si porta dietro da anni, condivisione familiare proprio, non è lavoro, esatto. Poi ovviamente con gli italiani con i quali mi è piaciuto molto lavorare è stato anche Gugue. Ora ti stavo dicendo stavo chiedendo anche di quello, dimmi, com'è stato lavorare con Gugue? Fighissimo. Veramente è stato un'emozione assurda perché comunque ho curato per lui il suo Sinatra Tour del 2019 a livello creativo, quindi la direzione creativa era la mia, abbiamo realizzato un totale di 79 visual più 10 minuti di cartone animato. Bellissimo, tra l'altro cartone è tutto animato online, è tutto online, è anche documentario di esatto, Rai 2, giusto, di TG2, è uscito su Rai 2 la sera, e in prima animato, serata, tra l'altro, no, seconda, erano le 10? Sì, ok, vabbè, perché c'era con contenuti per adulti dentro, beh, le tettine della giacca. Fighissimo, tra l'altro, sì, potete trovare il cartone animato anche su YouTube quanto su Behance, anche le mie piattaforme. E quindi con lui è stato molto interessante, cioè mi sono trovato molto bene a lavorare con lui, eravamo molto in sintonia, lui mi ha detto le cose che voleva, come le voleva, e sono stato anche molto bravo insieme al mio team di quel progetto con Leonardo Pelliccione e Marco Zanata, che sono, uno fa il 3D e l'altro fa il grafico e supervisione generale. Siamo stati molto, molto bravi tutti e tre a lavorare in sintonia e a completare il progetto, e Gue ne è rimasto super colpito. Io è rimasto subito colpito. Ma non solo, anche perché insomma si parla anche dell'evento di pop rap fino adesso più importante che ci siamo mai stati. Parliamo del forum, era la prima volta per Gue al forum, 12.500 persone. E quindi è stato da paura, c'erano una marea di invitati,
tra cui Marra, Izzir, Comi, Natarpolo, Sfera. Eh sì, c'era tutta la scena C'era in tutta la poche parole. scena, si guarda sì, 2019. O poi Guè, il King, lo zione di Sì. tutto, È il papi. è il papi, ADV, Guè, Quando vuoi. quando vuoi, anche senza intervista, anche solo il taglio di capelli. Tra l'altro gli ha tatuato tutta la schiena Antonio Machico di Ah, Monopoli, il sì, me ragazzo l'avevi che ha tatuato il detto. braccio, un altro fratello di Monopoli, il grande Machico, super, Southern Proud Gang, sempre. Nada, quanto è durato il lavoro con lui? Ci collabori ancora? Vi sentite? Guarda, ci siamo sentiti un paio di tempo, cioè un po' di tempo fa, No spoiler, e non spoiler please. nulla, e abbiamo lavorato insieme da dicembre del 2018 fino appunto aprile-maggio del 2019. Quindi sono stati un bel po' di mesi intensi, ma ripeto, con tanta soddisfazione. Cioè, ha ripagato la stanchezza. Assolutamente, ma pensa, mi svegliavo prestissimo, tipo verso le boh, 7:30, 9, fino alle 9 di sera, chiuso davanti al computer a disegnare illustrazioni su illustrazioni per tirare tutto il cartone animato. Sì, anche perché come fare un cartone animato? Bello Guarda, è stato il primo che ho difficilozzo. realizzato quello per cui, quindi ti posso dire che anche quello è stato molto folle, nel senso che è stato fatto in un mese e 2 settimane, 10 minuti di cartone animato, Mamma mia. quindi è stata anche quella una bella sfida, ma com'è fare un cartone animato, pesante sinceramente. Eh sì, Pesante, sì eh? Ma sì perché va per tutti i disegni, tutte le grafiche devi fare tutti i bellissime. disegni, poi ti devi accordare con tutto il team, capire il timing, tutti gli sfondi che devi fare, la canzone da metterci, il sound effect sotto, Mettere quindi tutte le teste in bolla. sì, è un lavorone, però ripeto, è stato tra i tre più fighi che abbia mai fatto. E collaborato anche con Sfera, se non erro, giusto? E con Sfera più che altro c'è stato molto molto scambio di, come vi posso dire, lui magari sono piaciuto un botto dei miei lavori, me ne ha chiesti, erano più commissioni che tra virgolette private. Ok. Non proprio collaborazioni da far vedere al pubblico. Ah, Per capisco. esempio anche con Gali uguale, con Charlie Charts, con Comi. Principalmente è stato diciamo quello il momento in cui ho capito che non è che potevo realizzare o focalizzarmi soltanto sul mondo della musica. Infatti a partire dal 2017 ho cominciato ad ampliare un po', diciamo, la mia visione, e ho cominciato a collaborare anche con il brand. Infatti Brandy di moda. il brand di moda streetwear, e tra i primi ho collaborato con Reebok, Nike, Jordan, Prada, Bello, Dr. ci Martens, stavo arrivando anche, fai parte anche tu come come Sam dell'episodio precedente esatto della Jordan Family. Another Family. Another Family, la Jordan Family, che se a cui serve un barbiere, se la Jordan Family serve un barbiere. Io ci Qualsiasi sono, tuo ora ogni ah, roba io ci sono. perché No, dai, poi sembra che faccio no, delle perché no, perché emocine. no, perché No, non ci sono. Ci penso, dai, grazie della proposta, ci penso. No. Con loro com'è stato il rapporto? bellissimo, bellissimo. Jordan Femme, il periodo in cui ci, insomma, pre-Covid, in cui stavamo sempre tutti insieme a scambiare opinioni, idee, progetti, ma anche solo prendersi qualcosa insieme. Cioè si era creata una vera e propria famiglia dove comunque ognuno aveva il suo ruolo, ma tutti di fondo avevano Collaboravano. una passione e un rispetto verso quello che è la cultura del brand, molto spassionata, cioè quindi condividere quello che sai fare con persone che hanno di base come ti posso dire, una passione verso qualcosa della quale ne fai parte è fighissimo. Quindi c'era chi magari era il fotografo, videomaker, moderatore, atleta,
grafico, designer, artista, quindi c'erano così tante sfaccettature all'interno della FEM che era proprio bella come squadra, insomma. Sì. Attualmente non ci becchiamo tanto quanto prima, però insomma... Sempre post-Covid, giusto? La questione del Covid. Sì. Che poi tra l'altro fecero anche quella mossa dove... non mi ricordo se era durante il Covid, quella lì in Duomo... Al museo del Novecento, il bar in piazza dello Spazio Novecento, al museo del Novecento, quell'evento di giorno, che poi tu avevi fatto, qui no, era già Covid perché era appena morto Kobe Bryant, era fine febbraio perché era già morto Kobe Bryant, esatto. E tu avevi fatto quella giacca bellissima, tributo, sì. Tributo al coso, mamma mia, che serata quella! È stata l'ultima serata che mi sono fatto. Fatto a Milano, poi sei partito, sì. Sei tornato via. No, poi sono stato chiuso. Comunque sono stato a Milano e poi a giugno sono riuscito giù. E come cioè, tra l'altro, tornando al discorso, metto un sacco di brand, fai troppe cose, ci vogliono 17 ore, molte ti faccio ricrescere e te li continuo a tagliare i capelli, perché cioè, fai troppe robe, devo fare troppe domande. Vai piano, beh. Come? E com'è stato anche collaborare con altre realtà che sono un po', diciamo, lontano dalle tue, dal tuo stile, tipo Dr. Martens, io non ti ci vedo. No, allora ti dico, inizialmente avevo dei dubbi anche io, però di per sé a me piacciono le sfide, quindi magari vedere qualcosa che non si trova nelle mie corde, io sono sempre molto aperto, e quindi dire abbracciamolo e vediamo che succede, cioè perché no. E la cosa molto bella è che mi sono trovato davanti un brand che mi aveva dedicato, come posso dire, molto spazio artisticamente parlando. Ti hanno lasciato proprio... Mi hanno detto proponici di qualcosa che sia magari anche un po' nuovo, qualcosa di diverso. E a me quando dici queste cose... Sbagliarisco. Come quando mi hai detto quando i capelli fai tu. Esatto, quindi un po' anche no, un bambino che entra nel negozio di caramelle. Sì, bellissimo. E poi tra l'altro... Le hai colorato in pratica tutte le scatole. Praticamente esatto, la mia decisione fu, cioè è stata proprio quella, che tra l'altro l'evento è stato a maggio dello scorso anno, è stata una settimana in store, al nuovo store che c'è a Roma, e qualcuno dice di farmi una svastica in testa. No, ci dissociamo. Come Zafferano Spietato, Alvaro lo stile, solo verità, solo verità. Lo conosci? No. Zafferano Spietato, ciao. No, si scherza. Ciao Piet Ben 2000. Bella. Solo verità. No, noi siamo di un altro pensiero politico, purtroppo. Posso fare un bel cuoricino, li posso fare in testa. Alla Drake. Solo il cuoricino, al massimo li faccio il cactus in testa. Ragazzi, se volete fare una domanda potete pure, ragazzi, no, siamo etero, no, e ci piace la figa, a me proprio assai, non insulto. E nulla, torniamo all'intervista, abbiamo salutato, beh, è figo il fatto, io mi ricordo anche quel periodo lì quando c'era l'inizio della roba, perché all'inizio volevi disegnare sulle scarpe, esatto, che però faccio lustre scarpe, però la cosa figa era proprio fare qualcosa di diverso, quindi la mia idea fu quella di personalizzare le scatole, perché alla fine la scatola è una cosa che solo chi veramente lo sa, diciamo, va tenuta, no? La scatola della scarpa che ti compri. Io ti dico, mai le butto le scatole, io esatto, scatole, quindi di scarpe, invece figa. Magari quella da Dr. Martens è un po' più facile da buttare come scatola, magari non è così... Vabbè, sì, sei una scatola così semplice, esatto. Normale, io ti quindi dico, per me le scatole della Jordan, delle scarpe da collezione, esatto. Non le butti, esatto. Per niente. Quindi ho detto sarebbe interessante personalizzare proprio la scatola, quindi anche sul posto, lì direttamente in negozio, più una mostra con tutti i miei lavori. Quindi ho creato questo stencil per la scatola, e totalmente personalizzata.
col mio stile, e in più insomma il tutto è accompagnato dalla mostra all'interno del locale, quindi C'è è stata tanta stato molto molto gente, sì, è passato un botto di gente, quindi ci siamo divertiti eh? parecchio. Rimasti soddisfatti loro? Sì, dicevo Sì, di con loro è stato molto molto figo. bestia. Vabbè, sono belle queste sfide quando dici, beh, faccio una roba, anche se non è il mio stile, non vado in linea, ecco, però sono un artista, riesco a fare, torniamo sempre a quel discorso lì, sono un artista, riesco a fare tutto, Già sai. se già sai, Già io sai. no. Progetti futuri invece? Oddio, progetti futuri, NFT. NFT? Sì, si parla di NFT, sto studiando un paio di progetti, un paio di cose. E tra l'altro a breve uscirà una nuova collezione alla quale sto lavorando. E altri progetti futuri, sicuramente quello di tornare a vivere a Milano. Quindi poi vedremo, porteremo avanti insomma tutto quello che è il progetto Fumo Fiori e vediamo, diciamo che non cerco di dire troppo per Sì, no, scaramanzia anche, capito? ok, giusto, Eh giusto, giusto. sì. Quindi esce qualcosa di nuovo anche di Fumo Fiori, giusto? Sì, stiamo Ok. preparando il secondo album, abbiamo un paio di EP pronti e vediamo anche che succede, Il insomma. primo lo trovate tutti su Spotify, il primo ADV. EP di ADV, il primo EP lo trovate su Spotify, Fumo Fiori. Bello, tra l'altro, l'ho ascoltato molto molto bello, ma sono ascoltato tutto il ritorno che ho fatto da Roma, Quando mi sono venuto a trovare. quando ti sono venuto a trovare in studio, tra l'altro lo studio è veramente 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 una figata, bro. Lo studio è bellissimo. X Studios X Design. Studios si chiama, l'avete chiamato? Sì. È bellissimo, poi è tutto storico, ci sono dei mille passaggi segreti, le cavernette Sì. dentro, le Sala grotte, riunioni giù in la fondo. sala riunioni giù in fondo, che è bellissima. Lo spillatore di birra, la caffetteria, tutto ci Sì, avete. tutto Tutto, tutto, tutto. esiste. Bello, bello. Ah, Tutto. Che dici del taglio, come sta io il taglio sta andando? andando bene, io devo solo andare a prendere. Allora, non li leggiamo sti commenti perché mi bannano. Zafferano Spedato, sono quello forte a Call of Duty. Tu sei. No, Non forte, io non lo conosco, non gioco a conosco. COD. Vuoi qualcosa da bere? Un Prendo qualcosa bicchiere da bere, d'acqua. ossia. Oh, Assolutamente. allora, tu nel frattempo, se ti vuoi leggere i commenti e robe, arrivo subitissimo. Se vuoi raccontare qualche altra. No, facciamo pausa pubblicità. Facciamo pausa, pausa bevuta. Faccio un attimo una foto. La tazza più figa del mondo. Una Red Bull? Vai, pubblicità Red Bull. No, pubblicità al Red Bull, no, perché non mi pagano. Se iniziano a pagarmi, poi mi sa che sto prendendo una sponsorizzazione con, non la dico, anche io per scaramanzia, ma con il competitor diretto. Vedi, la Mia. Basler Tea, vengo in pace. Sei allappato? Di brutto, frate, è un'ora che parlo, cioè sia io che tu siamo un'ora che parliamo, Già un'ora è passata. è passata già un'ora, sì, cavolo, come Incredibile. vuole il tempo, aspetta, ho fatto le scale, mi devo un attimino riprendere, Non svenire, no, non svenire. no, no, cavolo, cavolo, tu che ne pensi, come ti vedi col taglio, Mi Milano? sta Sta piacendo. piacendo, ti rivedi l'albero di qualche anno fa a Milano? Bisognerebbe tagliare ancora di più sopra, ti ricordi quanto Sì, erano? mamma, quanti erano corti il primo taglio di capelli che ti ho fatto. Bellissimo quel taglio. Senti, Nella top 5. invece, sempre per. Questi qua io queste domande le faccio sempre, anche agli altri ospiti che sono comunque artisti, fanno moda, chi fa uno, chi fa l'altro, robe varie, comunque. Tutti fanno, sono artisti alla fine. Anche per dare uno sprono ai ragazzini che vogliono iniziare, chi come te magari a fare arte, chi come magari Luca, Massi,
a, che posso dirti, a fare moda, a fare qualcosa di creativo, bello, che hanno sempre paura le persone ad avere magari un giudizio negativo, come dicevamo prima. Certo. I tuoi genitori come l'hanno presa del fatto che comunque hai Beh, mollato, anche come dicevamo prima all'inizio dell'intervista, perché si è collegato adesso, come l'hanno presa il fatto, come l'hanno visto il tuo desiderio di lasciare magari quello che era l'università, la scuola, per dedicarti all'arte? Sai, poi l'arte sappiamo tutti è un lavoro che se non ti va bene non ti dà da mangiare. Quindi certo. come l'hanno presa, cosa ti hanno detto e tu come hai reagito? Beh, guarda, ti dico, io ho reagito molto, molto, molto di pancia proprio, nel senso che mi sono sentito dentro di voler fare una cosa che volevo fare e l'ho fatta. Fortunatamente ho dei genitori che mi hanno sempre appoggiato le mie decisioni, cioè hanno sempre avuto grande fiducia nei miei confronti e di certo è stato un po' magari difficile da comprendere all'inizio tutte le gioie che avevo perché erano prettamente e principalmente date dallo smartphone, cioè dal telefono, quindi Un like, erano un like, commento. Instagram, commenti, messaggi, tutto digitale, quindi nulla di concreto, di tangibile, e quindi per loro era un po' strano. Però vedevano che comunque ero contento, che dicevo, facevo nomi, numeri, e quindi mi hanno sempre supportato in tutto quello che è stata la mia carriera. Per me sono anche, diciamo, motore principale diciamo, il motivo per il quale io faccio tutte queste cose, nel senso loro Che hanno voler comprare fatto. una casa a mamma, giusto? Esatto, già Che sai. diciamo è un po' quella la politica, Sì, esatto, il grande obiettivo. il grande obiettivo, che poi magari anche, che ne so, la casa dei nostri genitori già ce l'hanno e ce la sbattono in faccia, hanno fatto una vita di fatica e ce l'hanno già, si sono già realizzati, però magari quella cosa per di sé, per renderla Certo, soddisfatta certo, e certo, arrivare. certo, certo. Grande, quindi il tuo consiglio è sempre quello di non arrendersi mai, non Il stare mio consiglio dietro. principale è quello, anzi, di fare ciò che vuoi, farlo vedere a tutti senza troppe paranoie, senza troppa soprattutto paura del giudizio altrui. Cioè, quella è una delle armi più letali che un artista si possa trovare davanti. Il giudizio E degli altri, quindi, eh dici? sì. Eh sì, cavolo. Quindi se hai qualcosa da far vedere e ce l'hai dentro, corri, cioè cerca di applicarti, ti consiglio di sbagliare tanto, Sbagliare sbagliare tanto. tanto. Alla fine se ci pensi l'esperienza è l'accumularsi degli errori, no? E certo. E quindi quando intraprendi un percorso creativo cerca di sbagliare, cioè non cerca, però sicuramente sbaglierai. E fa parte del percorso, sono quelli i momenti più importanti nei quali non devi mollare. Basta non vederci una delusione nello sbaglio, ma vederci: cazzo, ho sbagliato questo, era lo miglioro, Esatto, faccio meglio, faccio meglio, faccio meglio, faccio meglio, esattamente. prima o poi i risultati arrivano. Arrivano. È un po' la storia di tutti quelli che ce l'hanno fatta, i grandi artisti che ce l'hanno fatta, giusto, giusto, ma mai arrendersi, mai mollare. Tu hai mai pensato di mollare invece, nel senso, hai Sì, avuto quei momenti voglia, bui, dici, ma voglia. vaffanculo, Ma che cazzo non mo lo so perché in questa fare. intervista ovviamente magari uno racconta le cose, no? Più ciotte, come si può dire, più interessanti, più dove c'è la vittoria, tra virgolette, Certo. no? Ma l'altra faccia della medaglia, wow, uno racconta solo la punta dell'iceberg, come posso dire. Sì, vabbè, Sì, naturalmente adesso anche che fra virgolette ce l'hai fatto, racconti il bello, ma tutto il marcio che c'è guarda, sotto ti al dico, io tappeto. non mi sento che ce l'ho fatta, nel senso che ho sempre voglia di cose sempre boh, più pazze, migliori, più grandi rispetto a quelle che ho fatto, però ovviamente sono cosciente di essermi fatto un nome, no? Nella scena, Soprattutto nel game, nel game, esatto. diciamo prima nel game, si è fatto un bel Un bel nome. nome lavorando con artisti, ripeto, di qua, di italiani quanto esteri, e facendomi conoscere per lo stile, quindi è figo. Ti dico la verità, ho clienti che vengono al negozio, sanno del programma, qualcuno ci guarda e robe varie.
Anche l'ospite della quarta punta dice, vabbè, come vedete su Instagram è Alba, anche un ragazzo, cioè neanche mi piace dire un artista, cioè, ah sì, lo conosco, ho visto, ah, ha fatto il Cosa Guè, ah, ha fatto questo, ah, ha fatto quello, ha fatto questo, ha fatto quell'altro. Comunque, anche una bella fetta di miei clienti che magari sono estranei a questo mondo, comunque sai, per gli artwork che hai fatto, ti conosco e sapevano davvero chi tu fossi. E Figo, per me è stato questa cosa molto 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 bella. bello. Ecco che dico sempre, adesso ce l'hai fatta. Beh, naturalmente pure io ce l'ho fatta, no, 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 perché vuoi arrivare sempre più in alto, sempre più su. Un artista mai ce l'ha, cioè per se stesso non ce la farà mai nella vita, nel senso, non so se capisci quello che voglio dirti. No, Cioè, no, per esempio, assolutamente. magari anche io da barbiere sono arrivato a un livello che comunque sono bravo, ho tagliato i capelli a tanta gente famosa, come no, per me i capelli sono capelli uguali per tutti, non c'è più importante e meno importante. Sì, A è me tipo il taglio, sempre c'è il taglio più investire. importante e il taglio meno importante, perché il taglio più importante è quello che magari posso esprimere la mia arte come quello che faccio su di te, che faccio i fatti miei sulla tua Certo. testa, è quello meno importante di quello che viene a chiedere il 6 mm da ufficio, dico vabbè lo faccio perché il mio lavoro lo faccio e sto zitto. È un po' come magari quando ti Soddisfare la chiede richiesta del l'artwork, cliente, come quando ti insomma. chiede l'artwork Chris Brown che dice fammi 21 workshop, art shot come vuoi tu e li butto sul concerto, fai tu, o come quello che ti dice, mi fai la Mi serve questo, grafica, questo, mi fai la quell'altro. grafica di me e mia sorella così con la torta di Certo, compleanno certo, certo, sopra. Cioè, certo. capito? È sempre lavoro, ti stanno pagando, ti stanno facendo, magari quello importante manco ti Sì, pare. quelle prospettive che poi vedete Vabbè. diversamente nel Cioè, rapporto col cliente a X. voglia, a voglia, quindi è molto molto più figo. Invece dico, visto che diciamo un artista non arriva mai, ti vedi sempre, dove ti vedi e come ti vedi tra 10 anni? Chi sarà Alvank tra 10 anni? Tra 10 anni o Guarda, nel futuro? Boh, dico nel futuro, può essere anche fra 2 anni. bella domanda, L'evoluzione di Alvank, che l'Alvank super 6 anni, dove lo allora io vedi? forse sicuramente direi che mi spero, cioè spero di vedermi davanti a un palco con i fumofiori, bello grosso, pieno di gente, e spero anche di avere magari un mio studio creativo, chissà dove, quando, con chi e Ma perché. studio creativo nel senso dove tu puoi fare la tua arte, fai esprimere anche Dove, artisti, no, solo. dove ho delle persone che lavorano insieme a me a progetti di vario tipo. Quindi come si faccia, come fumo fiore un po' che richiama un po' il collettivo Sì, no, no, musica, no, grafico, arte. grafico, grafico. Cioè, principalmente arte Ah, sempre arte grafico. grafica, quello che è il tuo, diciamo, la tua carta d'identità, quella Sì, dove è nato il esatto. tutto. Fare uno studio creativo proprio. Quasi Ok. come se fosse una casa di produzione. Ok, dove però fare arte a 360 gradi, occuparti di Sì, tutto. ovviamente ripeto, sono magari prospettive che vedo così in lontananza, ma poi sono uno che veramente, io vivo tantissimo al momento, quindi vediamo che succederà da qui a 10 anni, ma sicuramente ci sarà un bel cambiamento di tutto quello che state vedendo oggi. Tu dici poi la vita è tutta un punto Sì, interrogativo, sì, che come diciamo anche per Fumofiori, non ci fosse stato il Covid, non non sarebbe niente. sarebbe mai poi mai nato. Oppure Oppure per un caso, non avesse mai boh, preso quell'aereo per venire in Italia, se chissà. 18.000 Stavo anni fa. sparando io a Stavi qualcuno. spacciando tu la rapina, al Eh contrario, sì. iniziamo l'intervista, cioè finiamo l'intervista come la A stiamo catena, capito? iniziando, capito? Dove ti vedi? Mi Magari. vedo più come un criminale a Caracas Che a rapinare le banche. rapinare le vecchine, mamma mia, che realtà. Ci sei tornato più a Caracas nella Mai tua più. vita, ma non ci vuoi mai più ritornare, Magari quando, tra 10 anni, come dici te, quindi. quando ci potrei andare con la scorta armata, Esatto, dicono, esatto. Jet privato e scorta armata. no? Quindi diciamo che tra virgolette tra 10 anni ti vedi un direttore artistico, un Continuare quello che sto autore, facendo oggi, ma a in livello un po' grande. più. Forse neanche in grande, magari con dei progetti miei che riescono a farsi valere a livello nazionale e internazionale, capito? Sì. Non lo Quindi. so, un esempio X, magari come vedi, no, c'è il Coachella, quindi c'è stato un inventore del Coachella che avrà cacciato fuori quel nome e avrà detto, oh, ma perché non facciamo capito? Quindi essere quella persona che ha Capito? quel prodotto e che quel prodotto sia internazionale. Figata, figata.
E per Puma Flori te lo vedi un futuro anche all'estero, magari con Ma sinceramente è artisti. molto, cioè magari a livello di collaborazioni qualcosa sicuramente. Poi c'è artisti stranieri e portare magari la Fumo Fiori a Los Angeles, far diventare la Beh, nuova Techno quello può essere Records. uno tra degli obiettivi miei da portare avanti insieme ai ragazzi, perché no? Alla fine, avendo lavorato con parecchi artisti anche a livello Capisci, per quello te lo dico. internazionale, si possono fare i vlog e chissà, cioè, possono fare varie cose. Beh, mica flaggarti gli artisti. Ma il tuo futuro ti vedi in Italia o Stati Uniti o all'estero? Boh, Tra dove 10 anni ti spero tipo o a Tokyo o a Los Angeles, dai, per un vedi? periodo. Bella Tokyo, eh. Poi mi Sì. sa che anche col tuo stile di arte Tokyo è una bella realtà per te, Sì, cavolo, ho bisogno di energie poi la nuove. tua arte è molto futuristica, molto digitale, molto, Certo. boh, non so manco come definirla, Non lo so no? nemmeno io, È figurati. un viaggio, cioè te, un viaggio. Scusa, puoi spostarti un attimo? Cioè, guarda il quadro quello mio di qui dietro, Aspetta. quanto è figo. Cioè, io qua è nata l'idea, aspetta un attimo, ti giro. Gli ho detto, Alvaro, io voglio, no, non si vede così, come ti devo girare, così, oppala. Io gli ho detto, voglio una roba che sia, io che taglio i Strong. capelli, strong, però ho una fissa per Metal Gear della PlayStation. Quindi mi ha fatto una sorta di Raiden del Ninja Raiden di Metal Gear, a cui taglio i capelli io con la macchinetta, le scintille. Quando mi ha dato la bozza e ho visto le scintille della macchinetta sul ferro, roba che io, cioè, non ci avevo mai nemmeno pensato, e ho detto, ma cazzo gli è venuto? Si può dire ho sborrato, si può dire, mi dissocio, però sì, ho sborrato male, pure gli occhi rossi, me ne sono sempre fatto io, ma che ti devo dire? È una mina sta roba. Sempre la fidanzata dice che sono un po' Poi in egocentrico, mezzo a robe questo fumo varie. Fumo folle, fiori pure qua, capito? qua fumo Fumo robot. roba là. Cioè, è una figata, è una mina, autografiata, tutto buono. Cazzo ti Ma vengono? non lo Cioè, so. a me i graffi fatti tipo a spennellate, robe varie, boh, mi fa impazzire. Mi fa proprio impazzire, è proprio il quadro più bello del mondo. Tra l'altro ci ho fatto Stilosissimo, adesivi, è magliette. No, la maglietta non ce l'ho fatta a figo. Devi fare. farla. Devo fare una. La faccio per me e per te, ne faccio solo due. Ricordo. Uno scrivo uno di due, l'altro due di due. Basta, edizione Tutto limitata. finisce là. Tra l'altro prima ti stavo raccontando, arriva anche il Pierpack di Cactus Couch, piccolo spoiler, non lo dico, ma arriverà anche a te naturalmente. Vabbè, mi aiuterai a farlo perché te lo sai Beh, per che. forza. Io è vero che ho mille idee, mille robe, ma sai, mi affido molto anche alla tua direzione artistica. Tu sei il mio ghost Ci penso director, io. Te e la fidanzata io. È siete i la miei ghost fidanzata. director. E ogni tanto guardo giù, la guardo perché si sorride quando la cito. Poi non posso dire il nome perché la privacy non vuole. Seguitela tutti i soldi fans comunque. Devo fare i soldi per andare in vacanza. Guarda, che ne pensi del taglio? Guardati un Mi attimino. piace, a me lo sai che io poi giudico sempre alla fine. Ma altra roba, posso sfumarti la basetta? Certo che sì. Pelle, Assolutamente, il colpo del drago. eh? Pelle, Sì. eh? Senti, invece, sia del, diciamo, di quello che ho visto nel documentario, diciamo, quel percorso di Fumo Fiori dalla nascita, dall'idea proprio, da quando hai beccato i tuoi primi soci, i primi artisti e hai detto, oh, creiamoci queste idee robe varie, fino alla fine del primo live, del concerto a teatro. Qual è stato il momento più bello, più felice di. Boh, c'è un momento che ti è rimasto nel cuore, che dici, cavolo, ho provato una Sinceramente, gioia proprio quando è pazzesca. finito, quando una volta che stavamo proprio ricevendo tutti gli applausi dal pubblico, cioè si è sentito proprio quel muro Se si è rotto quel di muro di. ignoranza, cioè crollato proprio, la gente ha detto cavolo, questi spaccano. Invece di tutti gli artisti che ti hanno chiesto Un una lavoro. commissione a cui hai fatto un lavoro, qual è stato quello che quando ti ha scritto, quando ti ha detto di fare un artwork a questo, hai fatto wow, oh mio Dio, che bello, troppo, 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 troppo felice. È quello che è uscito sulla torta di Chris Brown. Quello? Quell'artwork lì è uno tra quelli che più
mi impatta, mi casa parecchio. Ti è piaciuta? Sì. E poi direi anche quello per Gunn, degli Untag. Ok, invece avevi fatto anche un altro artwork, mi ricordo, per le abbiamo consegnato insieme. Per chi l'hai fatto l'artwork? Chi è? Noi siamo andati a un concerto insieme all'Apple, Piazza Liberty. Babbo di bebè! Il signor grandissimo Bunny, Bunny, il grande Bad Bunny. Ti ricordi che figata? Sì. Ti ricordi sì, che figata? Stile vero. Mamma, stile vero. Sono andati a consegnargli un quadro, mi ricordo che ho sentito il manager. Mi ricordo. Mi ero portato il Bad Cactus appresso. Ti ricordi che sono venuto con te? Mamma, bellissimo, mi è piaciuto un botto quel concerto, è stata la cosa più figa. Beh, pensarci, lui è il 94. Che è? Bad Bunny del 94? Sì. Cazzo, non lo sapevo. Giovane. Figato. Minchia, che spettacolo è stato. Giovane miliardario. Mamma mia, beato lui. Ha fatto anche una comparsa nel wrestling, lo sai che sono appassionato. Sì. E ha fatto la Royal Rumble, ne ha buttati fuori un bel po', un 7-8, poi è arrivato Brock Lesnar e l'ha scaraventato fuori. Beh, l'esperienza parla. Comunque, bro, diciamo che l'intervista, sai, io ti sto continuando a fare domande, ti sto intrattenendo perché sto finendo di sfumarti la basetta, poi l'intervista è quasi finita. Perfetto. L'intervista finisce in tutte le puntate con la domanda che io faccio, due domande, poi il resto viene tutto da sé nella chiacchierata. Non è una vera e propria intervista, questa è una chiacchierata. È un talking about con l'artista preferito. Ho detto bene, amore? Perfetto. Che mi insegni anche l'inglese, come fai a dire, quell'impronta di italo. Allora, il prossimo italo deve essere americano. Il prossimo è Travis Scott, ragazzi. No, scherzo. O Travis Scotti. Jerry Scotti, da Milano, direttamente da Milano 2. Aspetta che sfumo la basetta e te la faccio e abbiamo finito. Ti manco come barbiere, frate. Tra l'altro adesso vai da un barbiere, non so se si può dire qualcosa, prende a mano. Vai da un barbiere molto 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 bravo della scena romana. Grandissimo Elton. Grandissimo Elton, lo salutiamo. Bella placata ti ho passato. Bella per Elton. Bella per Elton, rispetto, bro. Se un giorno mi vuoi tagliare i capelli vengo io da te tranquillamente, bellissimo. A DV, io ve lo faccio al contrario, certo, mi sgobbo un taglio di capelli. No, cavolo, che bello. Io meno male che ho un ragazzo, un mio amico, futuro, piccolo spoiler, futuro socio, figa, mi taglio i capelli, perché nel negozio i miei colleghi bravissimi, anzi vi saluto i miei colleghi bravissimi, Gino e Beppone. Poi tra l'altro devo fare il credits, io perdo sempre tempo perché prima di farti l'ultima domanda devo fare quando tipo diciamo finito proprio. I loan credits, la macchinetta silenziosa che sentite nel programma, tutto a merito del buon Beppone, il mio collega, quindi grazie Beppo, saluto i miei colleghi. Una grande arma. La grande arma. Senti, quindi qual è questa domanda? La domanda è, aspetta, ma aspetta un attimo, è una o sono due? No, è una. Per concludere. Per concludere sempre. Comunque abbiamo fatto un'oretta e un quarto di. No, 27. Sì, è 27, però l'ho startata 7-8 minuti prima delle 4:20, frente un po' di gente. Un'ora e mezza. Un'ora e venti, dai. Quasi. Vogliamo fare 4:20 ore proprio. 4:20 ore. Dalle 4:20 sono le 5:30, un'ora e venti. Buono, ci sta. Qual è? La domanda è questa, sempre alla fine. Qual è il miglior taglio che ti ho fatto? C'è anche mio cugino, scusa. Chi è tuo cugino? Diego Colmisano. Ciao Diego, grande, bello. Diego, sei arrivato un po' tardino, Diego. Mi spiace. Abbiamo finito. Grande Damo, bella. Poi tra l'altro Damo, un grande mio amico, fa il rap, se andate a vederlo sabato scorso in live, ha spaccato. E, niente, qual è il miglior taglio che ti ho fatto da quando ci conosciamo?
quello lì corto, 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 tutto corto, quasi boccia, con una righetta qui. Cavolo, quello della foto, stato super. Cavolo, fighi bello quello, cavolo, mi ricordo eravamo in Via Dante, c'era un sole della Madonna e ho fatto, oh bro, fuori. La foto dobbiamo farla fuori perché spacca. Beh, come te lo vedi il taglietto? Poi magari dietro le quinte ti sistemo qualche piccolo particolare che ci è sfuggito per la poca luce qua. Bene, oh, brother, bene. Io ti ringrazio, ti saluto, ti do un abbraccio perché lo sai che ti voglio bene. Ciao ragazzi, è stato un enorme piacere. Alla prossima, aspettami, al prossimo taglio. Aspettami giù che adesso andiamo a fare aperitivo, eh. Bene ragazzi. Vi ringrazio per, come ogni domenica, per la presenza. È stato come sempre bellissimo passare un'oretta e mezza con voi per l'intervista. Ci vediamo domenica prossima con il prossimo ospite, quindi quinta puntata, parleremo sempre di arte video. Dico solo questo, poi troverete tutto sul mio Instagram only_cactusbaby. Ragazzi, che dire, grazie ancora, buona Pasqua. L'uovo non l'abbiamo aperto perché non mi avete fatto la sub, pezzi di fango, e niente, vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo domenica prossima sempre al Cactus Couch, sempre alle 4:20. Bella lì, bella lì.